conferenza di mister Sarri, cominciamo qui a destra, grazie. Buonasera mister, ciao. Alessandro Zappura, LazioSiamoNoi.it. Nella sua intervista pre-partita ha detto: questa sera vedremo come sta la Lazio, mi auguro di vedere i giocatori al 100%, ha fatto delle prove altalenanti. Le chiedo che Lazio ha visto stasera e in virtù di quello che ha visto se è preoccupato, quanto è preoccupato per la corsa Champions. Ero più preoccupato domenica, sinceramente, sabato dopo la partita, perché ho visto solo lati negativi, una squadra spenta, senza sussulti, senza reazioni. Stasera ho visto momenti negativi, non si può prendere il primo gol perché la palla a 20 secondi dalla fine era in fallo laterale, quindi non si può prendere gol su un fallo laterale a 75 metri dalla nostra porta, non si può rientrare in campo travolti da quell'episodio per altri 10 minuti fino a mandarli comodamente in vantaggio. Poi ho visto anche aspetti positivi nel primo tempo, ho visto dei momenti in cui la squadra ha fatto delle buone giocate, ho visto una reazione finale veemente, la sensazione in panchina era che se noi trovavamo il pareggio bastava anche all'85esimo si poteva vincere la partita, perché l'inerzia mi sembra ormai palesemente dalla nostra parte. Quindi ho visto anche cose positive, ho visto segnali, ho visto un Immobile diverso rispetto alle ultime prestazioni, ho visto Milinkovic-Savic diverso dalle ultime prestazioni, due giocatori che se noi le operiamo completamente ci possono fare la differenza. Quindi ho visto qualche aspetto negativo, la gestione di certi momenti delle partite non è mai stata il nostro forte, stasera è tornato fuori in maniera netta, ma ho visto anche aspetti estremamente positivi e che ci potrebbero dare fiducia. E poi non ci scordiamo una cosa, un punto preso così alla fine potrebbe essere anche roba seria. Mister, buonasera. Innanzitutto, eccomi qua, ciao. Augusto Sciscione, Gol TV nei biancocelesti. La Lazio a un certo punto a Milano contro l'Inter vinceva 1-0, era pure abbastanza compatta, si fa male Cataldi e iniziano i problemi, perché poi iniziano a prendersi tanti gol. È una coincidenza oppure l'assenza di Cataldi ha determinato, e poi l'infortunio di Vesino ha determinato forse uno scompenso dal punto di vista degli equilibri? E un'altra considerazione, se ha qualcosa sull'arbitraggio da dire. Questo è il motivo per cui da un anno vi sto dicendo: Marco Santoni è un buon giocatore, ma che ho grande difficoltà a farlo giocare. Io, se avessi possibilità di scelta, Marcos con questi due interni non lo farei mai giocare. È chiaro, in questo momento è un centrocampo e può avere momenti di grande, anche di grande palleggio, di grande qualità, però non c'è troppo, e nei momenti in cui perde di mano la partita va in sofferenza. E quindi è un centrocampo e per caratteristiche non è ben amalgamato. Però in questo momento la situazione è questa, e stasera secondo me con un po' di scaltrezza, un po' di veleno in più nel gestire due o tre situazioni, noi si poteva venire a capo della situazione lo stesso. Anzi, secondo me abbiamo fatto anche momenti buoni, momenti paragonabili alla partita del Sassuolo, secondo me è stata una buona partita. Arbitraggio non so che dirti sugli episodi, perché era tutto abbastanza lontano. Mi sembrava un fallo netto a un certo punto su Basic, se non è intervenuto il VAR probabilmente era fuori area, perché se no sarebbe intervenuto sicuramente. A me gli arbitri a me Maresca è un arbitro che piace, ti dico la sincera verità, però quando perdono di mano il controllo della partita a livello di minutaggio mi disturbo un attimino. Poi si parla delle differenze fra il calcio italiano e il calcio estero. Io ho fatto un anno di Premier League, una squadra che si è permessa questo non l'ho mai vista, e nonostante gli arbitri inglesi secondo me sono nettamente più scarsi dei nostri, però questo non te lo permetto. Ad
Ciao Maurizio. Stefano Benedetti, cittaceleste.it. Mentre arrivavi stavo dando un'occhiata ai social, che ovviamente non sono un grandissimo punto di riferimento, però insomma stavo vedendo la reazione dei tifosi a questo pareggio, c'è veramente tantissimo scoramento, ma non per l'attuale momento della Lazio, perché in tutti questi anni, gli ultimi 19-20 anni, la Lazio è arrivata sempre alla fine, no? A giocarsi questo quarto posto, non è mai arrivata se non in due volte. Volevo chiederti se hai qualcosa da dire loro per incuorarli. Quello detto fino a ora, cioè che questa è una partita e ci dà anche segnali di poter uscire da un momento delicato, perché la squadra non è stata piatta come è stata piatta a Milano, né dal punto di vista mentale, né dal punto di vista fisico, né dal punto di vista tecnico, e questo è un segnale. Solitamente dai momenti più intricati si esce un pareggio, quindi speriamo che questo sia un buon segnale. Un altro segnale positivo è la crescita di condizione di due giocatori per noi importanti. Gli direi le stesse cose ho detto alla squadra: non ci si può permettere di prendere un gol come abbiamo preso nei secondi finali di primo tempo, perché ti porto via di peso, e non ci si può permettere di accusarlo talmente tanto e rientrare con quella blandezza, mollezza, ma proprio mentale, perché sennò dopo la reazione non la poteva avere. Però attenzione, segnale di risveglio, bella reazione e un punto che alla fine ci potrebbe anche fare comodo. La negatività è l'unica cosa in questo momento di cui non abbiamo bisogno. Bisogna essere realisti, capire che non sarà facile, capire che dobbiamo uscire da una situazione più delicata di altre, però bisogna anche avere la positività di evagiarsi un qualcosa che all'inizio della stagione non era neanche facilmente preventivabile. Se io vado a giocarmi qualcosa di bello, ci deve andare un atteggiamento positivo, non negativo. Sì, Francesco Iucca, TV Play, calciomercato.it. Velocemente, volevo chiederle se c'è stato un confronto con il presidente Lotito, magari anche telefonicamente tra di voi oppure nello spogliatoio, e se insomma c'è la consapevolezza, o forse anche un po' la sensazione, che in questo momento, se la Lazio in questa posizione di classifica, anche se non era preventivabile all'inizio dell'anno, come diceva, non andare in Champions rappresenterebbe una sorta di fallimento. Grazie. Quindi se fa parte della categoria dei giornalisti, quando fa la griglia inizio anno ti mette settimo, se poi arrivi quinto parla di fallimento. Questo tipo di sensazione, chiedevo se succede. Assolutamente no. Se rimane fuori dalla Champions qualcun altro può essere un fallimento, noi no. Noi non siamo stati pronosticati da nessuno per la Champions quest'anno. Quindi la realtà è questa. Poi se qualcuno dice cazzate, non mi riguardano. Noi sappiamo quali punti di forza abbiamo, perché qualcuno ce l'abbiamo sicuramente anche noi, sappiamo abbiamo dei punti deboli e quindi sappiamo che possiamo anche rimanere fuori, però siamo lì e a questo punto si gioca. C'è tanti discorsi da fare, la prima parte della domanda non me la ricordo più. Sì, ma di fatto era esaurita. Passiamo da quest'altra parte, Patania. Buonasera mister, Patania del Corriere dello Sport. Le volevo chiedere, prima diceva, sia sul fatto della positività sia sull'episodio del gol preso allo scadere del primo tempo, per cui la squadra rimane travolta, e quando comincia il secondo tempo ancora travolta dal pareggio. Poi dopo una partita come quella di Milano è normale che un allenatore, non solo la Lazio, in tutti gli spogliatoi si confronti con la squadra. Io ho una mia opinione, avendo seguito... Scusa, allo titolo l'ho visto, stava mangiando la pizza, però non so parlare. No, dico, avendo seguito molto la Lazio negli ultimi 18-20 anni, ho un'opinione mia personale, che la Lazio gestisca storicamente male i momenti delicati, con poca serenità.
volevo sapere una sua opinione, perché poi alla fine uno perde a Milano e poi dopo la ricaduta una settimana dopo a giocare con questa apprensione, questo nervosismo, questa incapacità di dominare i propri sentimenti e la propria psicologia. Non lo so perché è una cosa talmente distante dal mio modo di pensare. Io ho allenato a Napoli e penso sia una piazza di grande pressione, ho allenato Chelsea che è un'altra rottura, la Juventus non ne parliamo neanche, ma io tutta questa pressione addosso me la so mai sentire, faccio difficoltà a capire come facciano i giocatori a sentirsi. Uno, lui mi dice che hanno scritto su social, che cazzo me ne frega che hanno scritto su social, cioè, io un li leggo apposta e mi dà noia anche se qualcuno mi dice che hanno scritto su social, io preferisco che non mi fa così, mi dice oh, ascolta testa di cazzo ti devo dire una cosa, quindi io non vivendo queste pressioni faccio fatica a capire come possano ricadere addosso ai ragazzi. Capisco i ragazzi da oggi poi sono tutto social e storie varie e quindi pensano che quella sia la vita vera e ci ascano anche dentro. O ce n'è troppa. Non mi sembra un ambiente formello che metta grande pressione. Cioè io se dovessi dare un consiglio a un presidente gli parlerei di due o tre persone un po' più avvelenate lì dentro. Buonasera mister, Alessandro Vittori, Football Magazine, la Lazio siamo noi.it. Lei ha fatto riferimento un paio di volte al pareggio, alla potenziale importanza che può avere questo punto a livello di classifica ovviamente, a livello psicologico invece il fatto di aver evitato un'altra sconfitta, immagino che lei stia già guardando, no? Oltre questa partita, che importanza può avere? Grazie. Ma sai, io vedendo rientrare i giocatori nello spogliatoio c'era più la sensazione dell'occasione persa e non del risultato ripreso. Quindi vediamo di portargli alla partita con la convinzione e poi questo può essere anche un punto, ci può tornare fortemente comodo. Ultime due, sì, grazie. Mister, buonasera, Niccolò Faccini, Lazialità. Senta, la sua Lazio di quest'anno per distacco alla media di spettatori a partita più alta dell'era Lotito. Noi, data la ricorrenza, oggi come redazione abbiamo contattato Massimo Maestrelli, a me colpisce che lui ci dica sempre la stessa cosa, cioè ci dice Maurizio come babbo difende sempre la squadra, guai a toccargli la Lazio come papà. Ecco, io volevo chiedere se lei si riconosce in questo guai a toccargli la Lazio e se questo binomio importante che si è creato con la tifoseria vi aggiunge ancora una maggiore responsabilità nel cercare di raggiungere un obiettivo enorme, dato che la Lazio l'ultima Champions League con i tifosi l'ha giocata nel 2007, cioè 16 anni fa. Grazie. È un pubblico che se la meriterebbe, quindi ci piacerebbe a tutti potergliela regalare e potergli permettere a questo pubblico di vedere avvenire queste grandi partite. E ci stiamo provando, loro ci stanno aiutando, perché lo stato degli ultimi tempi è roba seria, è roba importante. Io poi difendere la squadra, io la squadra la difendo a livello privato, no, a livello pubblico posso non difenderla se voglio arrivare a fare qualche messaggio. Io quando parlo con voi, sinceramente, di voi, non me ne importa niente. Cerco di utilizzarvi per far arrivare dei messaggi. E i messaggi sono rivolti alla squadra, sono rivolti a tutto l'ambiente, sono rivolti a volte anche al pubblico. E il legame forte deve essere con la Lazio. Nella globalità uno si deve innamorare di Formello, dei magazzinieri, del cuoco, di tutti quelli che lavorano a Formello, si deve innamorare dei tifosi, si deve innamorare dei giocatori, si deve innamorare d'Olimpia quando passa da Formello e la vede nel Prato.
E poi c'è il giorno in cui vedi la maglia e ti si identifichi. E quello penso sia la cosa più bella che può succedere a chi fa il nostro lavoro. Cioè lo smettere di sentirsi corpo estraneo dell'ambiente e sentirsi parte integrante dell'ambiente. Io tempo fa, parlando a un procuratore, mi disse: ma per te ci potrebbe essere anche ipotesi esteri importanti? Mi disse: ah, in questo momento non mi importa nulla. Poi vediamo, perché poi la vita è fatta di momenti che certe realtà possano cambiare, però in questo momento la penserei così. Un'ultima domanda alla collega, a noi importa anche dei colleghi naturalmente, anche se il mister dice così. Buonasera mister, sono Valeria Coi, Corriere Salentino. Ha appunto posto l'attenzione sugli errori, se possiamo definirli così, della sua Lazio in questa partita. Volevo farle due domande, se mi consente. Una riguardo se ritiene che Lecce abbia avuto anche dei meriti in questa partita, e poi, da uomo di calcio, una sua opinione rispetto a questa corsa alla salvezza, visto che lei ha incontrato il Lecce sia all'andata che al ritorno, insomma all'andata in rimonta aveva anche vinto, quindi può fare una valutazione obiettiva calcistica di questa Io penso squadra. Il Lecce sia quasi salvo a questo punto, a qualche punto di vantaggio, uno scontro diretto da giocare in casa, è una squadra che ha passato un periodo difficile ma sembra venirne fuori, è una squadra contro cui non è semplice giocare perché è una squadra di grande aggressività, però poi c'ha anche giocatori che quando sono in possesso della palla non sprecano la palla, quindi è sicuramente una squadra con cui non è semplice giocare. Ogni tanto improvvisamente ti concede dei canali dentro al campo da poter attaccare e quello lo potevamo sfruttare meglio, ma sicuramente lei ci ha fatto una buona partita e c'ha dei meriti, questo è in dubbio. Vi ringrazio molto, buona serata a tutti. Ciao.